Da divoratrici di asfalto e scopritrici di nuovi territori, le due ruote si ergono a paladine contro la violenza sulle donne. Quel casco rosso che da Roma giunge a Bova Marina pesa ancora troppo e troppo macchiato dal sangue di tante donne che invocano giustizia. Come un tuono, il rombo della moto spezza il silenzio e da Centauri si viene riconosciuti in quanto angeli a tutela della donna. Presidente, le moto, da divoratrici di asfalto, scopritrici di nuovi mondi, si erigono a tutela delle donne, della difesa delle donne, in questi momenti così difficili per le donne. Sì, esatto, buonasera a tutti. Praticamente io rappresento Angeli in Moto, la sezione di Reggio Calabria. Questa è un'iniziativa appunto della nostra associazione Angeli in Moto, che ha sede come a Roma e ha iniziato questo percorso chiamandolo Caschi Rossi che ha difesa appunto delle donne, contro le violenze sulle donne. Questo progetto è stato ha iniziato il suo percorso il 4 di marzo, finirà il 25 di novembre per la giornata nazionale contro la violenza sulle donne. Quindi noi stiamo attraversando tutta l'Italia con questo casco rosso, appunto, partito, come dicevo, da Roma, sta attraversando tra Bari, Pompei, Catanzaro, dove e Catanzaro ci ha dato il passaggio appunto di questo messaggio con questo casco rosso. Presidente, le donne lanciano un grido d'aiuto significativo a cui la FIDAPA risponde in che termini? Risponde perché la FIDAPA si è sempre spesa sul territorio per quanto riguarda le iniziative che tendono a sensibilizzare sul tema delle donne, in particolar modo in questo caso sul tema della violenza sulle donne, con iniziative autonome in collaborazione con altre associazioni, e soprattutto in questo caso siamo stati ben lieti di accogliere l'invito che ci è stato rivolto per parlare di questo tema in questa occasione con un'associazione di motociclisti che, insomma, proprio noi tendiamo molto alla rottura degli stereotipi, e proprio per questo non voglio dire che è un ambiente prettamente maschile, però lo è, e quindi che un ambiente di motociclisti faccia questo in maniera simbolica, la consegna di questo casco rosso è di fondamentale importanza proprio per questo tema, per la sensibilizzazione di questo tema e per alzare l'asticella dell'attenzione su tematiche così importanti e così drammatiche nella nostra società. Quali sono le maggiori difficoltà che incontrano le donne ad uscire dalla gabbia della violenza? Allora, il primo passo per farcela è quello di avere la consapevolezza che la colpa della violenza non è loro. Quando si rendono conto di questo e si rendono conto del male che fanno ai propri figli stando in casa e facendogli assistere alle violenze, allora lì trovano il coraggio, la forza di uscire. Purtroppo spesso le donne devono uscire da casa e portarsi via i bambini e la casa rimane al maltrattante, che è una follia, perché è giusto che la donna rimanga nella casa con i propri figli, delle proprie abitudini, ma questo purtroppo è il gioco della violenza. E oggi la situazione come si può valutare? Io credo che sia sempre peggio. Una volta basta pensare ai giornali o alla televisione, si sentiva ogni tanto che c'era qualche episodio, ora è diventata proprio strutturale nella nostra società, questa violenza è continua e sembra che sia diventato lo sport nazionale quello di far male alle donne. Però ci sono dei messaggi anche positivi, come quello di questa sera in cui anche i motociclisti si uniscono a difesa delle donne. Questa è una bellissima iniziativa di cui ne sono venuta a conoscenza da poco, è veramente una cosa molto bella che ci sia questo casco rosso che gira per l'Italia, che poi arriverà il 25 novembre a Roma. Ce ne sono tante iniziative, però il nostro grosso problema culturale, il patriarcato ancora esiste purtroppo.